arrivati alla decima regola che dice i ricchi sanno ricevere i poveri no e quindi faccio subito una domanda se adesso io ti regalassi non so un orologio da 30.000 euro cosa faresti? quale sarebbe la prima emozione che ti verrebbe da dentro? quale sarebbe il primo pensiero che ti verrebbe in testa? semplicemente saresti felice e ringrazieresti oppure Avresti dei pensieri del tipo, chissà cosa vuole in cambio? Ma non me lo merito? È troppo per me? O chissà cosa? E se invece di un orologio da 30.000 euro ti regalassi un milione di euro, cosa faresti? Pensaci un attimo, perché dietro questa regola ci sono tantissimi condizionamenti. La semplice idea di non meritare, o di meritare fino a un certo punto, o di non valere, perché. Ripeto, ognuno di noi sa, o meglio, è convinto di meritare un tot ed è convinto di valere un tot ed è convinto di poter avere come patrimonio un tot, ma a questo poi ci arriveremo. Quindi se tu avessi o ti venisse dato qualcosa di più di quello che tu pensi di meritare, potresti non essere in grado di ricevere e magari essere una di quelle persone che quando gli viene fatto un regalo si mette sulle sue e dice no no ma non avresti dovuto eh, non c'era bisogno eccetera eccetera ora vediamolo sotto anche un altro punto di vista probabilmente ti sarà capitato di fare qualche regalo a qualcuno beh quando facevi il regalo qual era la tua idea qual era la tua speranza che alla persona piacesse che fosse felice che fosse entusiasta del regalo che gli hai fatto bene allora immagina che tu mi fai un regalo e io lo apro e ma... ma... ma non dovevi... ma... Mh, no è troppo... ma... ma... E magari dentro di me, mentre penso tutto questo, mi dico anche Cavolo, ma è troppo bello per me, ma è troppo per me, chissà quanto sarà costato, chissà cosa dovrò dare io in cambio adesso E tutta questa serie di condizionamenti che spesso si hanno Pensa invece se tu mi facessi un regalo e io aprendolo... Che bello cavolo, grazie era quello che ho sempre desiderato, che figata, grazie, 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 ti abbraccio, ti bacio e ti sarò grato per l'eternità. Ora ti chiedo, a chi dei due continueresti a fare regali e saresti compiaciuto a farne altri? Alla prima versione che sta lì e ti dice no, ma dai, ah, ma è troppo, ah, ma non, non c'era bisogno, ah, oppure... oppure alla seconda versione in cui sono strafelice, sono contento, ti abbraccio, ti sono grato e lo sono davvero con tutto il cuore. Beh, normalmente la gente è più propensa a fare regali quando le persone ti danno soddisfazione mentre le ricevono. Ora pensa se a farti il regalo non è una persona normale ma è l'universo intero è quella cosiddetta legge d'attrazione, che è poi è una legge di risonanza che esiste da una vita, immagina che ci sia questo benedetto universo che ti fa regali, che ti fa incontrare persone, che ti dà opportunità, che ti fa trovare in un momento giusto nel posto giusto. E allora quando ti trovi di fronte a quel regalo, tu come ti comporti? E se quel regalo pensi di non meritarlo, pensi che l'universo venga di nuovo a farti altri regali magari ancora più grandi? Non penso proprio. Ricorda, se vogliamo seguire i concetti della legge d'attrazione, viene detto sempre chiedi, credi, ricevi, ma se non sei in grado di ricevere, non riceverai mai. O se ricevi male la prima volta, non ne riceverai altre. Quindi i ricchi sanno ricevere, i poveri no. L'undicesima regola dice, i ricchi vogliono essere pagati per i risultati, i poveri per il loro tempo. Questa è la differenza tra un dipendente e un imprenditore, ovvero tra un povero e un ricco. Ovviamente ti ripeto, continuerò a usare le parole povero e ricco solo in maniera didattica, non in maniera dispregiativa. Quindi il, la mentalità da povero... È quella da dipendente, ovvero io scambio 8 ore del mio tempo per 5 giorni a settimana, per 4 settimane al mese, in cambio di X, 1000, 2000, 3000, 4000 euro, qualunque sia la cifra, sto scambiando tempo per denaro. Il ricco invece non gliene frega niente del tempo, vuole essere pagato per il risultato. Quindi io faccio qualcosa e non importa se ci metto un giorno, un mese, un anno. Ma il valore è sul risultato, non sul tempo. Vediamo ad esempio i calciatori, i calciatori che vengono pagati milioni di euro per prendere a calci un pallone. Ma è anche vero che dietro quel lavoro c'è un'arte, c'è una preparazione, c'è un dono in alcuni casi. Questo per i calciatori, ma è la stessa cosa ad esempio per un artista, per un pittore che può metterci magari 4 eh, giorni a fare un quadro e poi venderlo a milioni di euro. La stessa cosa si potrebbe dire per un attore che ti fa una, una parte in televisione, ti fa un programma televisivo e viene pagato un milione di euro. I ricchi vogliono essere pagati per i risultati, non per il tempo. Su questa regola c'è una, una bella storia che viene raccontata sempre in questo caso ed è quella del, um, di un meccanico bravissimo che sapeva riparare qualunque tipo di auto. E allora c'è questo cliente che aveva questa macchina importante e che sentiva un rumore che nessuno riusciva a risolvergli allora finalmente va da questo meccanico che era conosciutissimo ed era stato consigliato quindi gliel'avano consigliato perché lui gliel'avrebbe potuto risolvere il meccanico gli chiede fammi sentire il rumore e quest'uomo gli fa la macchina, gli fa sentire il rumore allora il meccanico prende un martelletto, apre il cofano della macchina dà una piccola martellata in un punto specifico della macchina e il rumore scompare a quel punto gli presenta la fattura al cliente e gli mette riparazione auto 10.000 euro. Anche il cliente vede la fattura 10.000 euro. Tu mi chiedi 10.000 euro per una semplice martellata sul motore? Ma stiamo scherzando, ci hai messo un minuto! E il meccanico dice è vero, mi scusi, ha ragione, le rifaccio la fattura. E nella nuova fattura c'era scritto riparazione con martellata 1 euro. Sapere dove dare la martellata 9.999. Questo ti fa capire che non è importante il tempo che ci metto, ma il risultato che ottengo. E se io sono in grado di fare in 10 minuti quello che altri possono fare in un mese, non mi interessa essere pagato per 10 minuti, mi interessa essere pagato per il risultato. Perché per far tutto quello in 10 minuti, magari c'è un'esperienza di decine e decine di anni, che però spesso la gente non vede perché è abituata a pensare solo in funzione di tempo per denaro. Ma chi pensa così è quel, sono quelli che hanno la mentalità da povero. I ricchi invece hanno una mentalità diversa. La dodicesima regola dice i ricchi pensano entrambi, i poveri pensano o l'uno o l'altro. Cosa vuol dire? Che il povero ha spesso la mentalità di se prendo qualcosa io la devo togliere a te. Se, ce, se ci riesco io non ci deve riuscire lui. La competizione, la scalata, il, il mor a vita mia. Devi morire tu per poter vivere io. <ride> Questa è la classica mentalità da povero. Invece i ricchi hanno una mentalità entrambi, ovvero il cosiddetto win-win, dove tutti vincono dove si creano sinergie in maniera tale che entrambi si può crescere assieme. Il concetto del ricco è che se io valgo uno e tu vali uno, assieme dobbiamo valere tre. Non dobbiamo scannarci per io togliere il tuo uno e guadagnarlo io. Cosa che invece spesso si fa con una mentalità da povero. Quindi ricordiamoci, i ricchi pensano entrambi, ragionano un, so, con un concetto win-win. Vinco io, vinci tu. I poveri pensano vinco io, perdi tu. Il concetto, quindi la differenza tra win-win e win-lose. Io vinco, tu vinci il ricco. Io vinco, tu perdi il povero. La tredicesima regola ci dice che i ricchi sono focalizzati sul loro patrimonio netto. I poveri invece sono focalizzati sul loro reddito da lavoro. Delle persone dipendenti normalmente. Loro parlano di quanto guadagnano al mese, di, di poter eh, magari avere qualche soldo in più rispetto allo stipendio, di poter pagare meno tasse, oppure parlano, sono comunque focalizzati sul loro reddito da lavoro dipendente. Il ricco non gli interessa quanto guadagna un mese, un giorno, un anno, gli interessa il suo patrimonio. Per patrimonio si intende la totalità dei tuoi averi, dei tuoi possedimenti, che possono essere in denaro, proprietà, eh, oro, mh, titoli, qualunque cosa. Quindi il patrimonio è tutto il tuo calderone, il tuo scrigno con tutto ciò che c'è che hai accumulato che possiedi in qualche modo, quindi appunto il tuo patrimonio. Il ricco pensa al suo patrimonio, il povero pensa a quanto deve guadagnare ogni mese e non gli interessa il patrimonio, anche perché spesso e volentieri guadagna talmente poco che non riesce neanche a crearsi un patrimonio. E non solo non riesce a crearselo, ma la regola numero 14 dice che i ricchi sanno gestire il proprio denaro, i poveri lo sanno sperperare. Quindi spesso e volentieri i poveri non solo pensano al loro lavoro, da, al loro guadagno da lavoro dipendente, ma in più non sapendo gestire il proprio denaro non riescono neanche a crearsi il patrimonio netto perché lo sperperano. La gestione del denaro non ci viene insegnata e fu il mio più grosso problema perché come ti ho detto all'inizio io ho fatto tantissimi soldi ma nessuno mi aveva insegnato a gestirli. Mentre sarebbe bastato sapere quelle quattro nozioni che ti darò nei prossimi moduli sulla gestione del denaro e su alcune tecniche di base per poter creare il tuo patrimonio in maniera continua, costante, rigida. Sono quelle tecniche che se avessi saputo prima, quando avevo fatto veramente tanti soldi, oggi mh, avrei dei patrimoni infiniti. Invece, li ho sperperati perché non avevo quella mentalità, ma grazie a determinate conoscenze che ti sto per dare, che ti darò nei prossimi moduli, sono riuscito a ripagare tutti i debiti e a ricreare il patrimonio. E questo è importante perché queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola ai bambini, anzi è una cosa che consiglio, fate vedere ai vostri figli se ne avete, cose del genere, magari spiegatele in maniera più semplice per loro, ma soprattutto... La, le basi, le tecniche di gestione del denaro che ti darò nei prossimi moduli, datele anche ai vostri figli, perché se le utilizzeranno in maniera rigida arriveranno a 18 anni che non avranno bisogno di lavorare perché avranno già un loro patrimonio e sapranno come gestire il denaro. Ma ci arriviamo da qui a poco. Quindi ricordiamoci, il ricco sa gestire il proprio patrimonio, il povero sa sperperare il proprio reddito da, da lavoro dipendente. La quindicesima regola ci dice che i ricchi appunto sanno far lavorare i soldi per loro, i poveri invece lavorano per i soldi. Questa è un'altra cosa importante perché la base della ricchezza sta nel, come abbiamo visto prima, nelle, nei sei passaggi, nel creare il patrimonio netto per poi far sì che sia esso a diventare il nostro schiavo. Noi dobbiamo prima di tutto creare dei progetti tali e prendere delle opportunità tali da poter creare il nostro patrimonio netto. E alla fine di questo corso avrai una sorpresa perché avrai un qualcosa per poterti creare il tuo patrimonio netto molto velocemente. E una volta creato il tuo patrimonio netto, grazie alla gestione del denaro, grazie alla gestione da ricchi, grazie alla mentalità finanziaria, far sì che quel patrimonio lavori per te, e sia lui a essere il tuo schiavo e non tu, schiavo del denaro. Il povero invece è schiavo del denaro, quindi è il dio denaro che lo ha, in, lo ha incatenato ed è costretto a lavorare per pagare il mutuo, per pagare le, le, le carte di credito, per pagare i debiti, eccetera. In quel caso siamo noi gli schiavi del denaro, mentre il ricco rende il denaro proprio schiavo. La parola schiavo non è bellissima, ma fa capire bene. Qual è la differenza? Il povero lavora per il denaro, il ricco fa lavorare il denaro per sé. Quindi una volta creato il mio patrimonio, faccio in maniera tale che quel patrimonio non lo tengo fermo da qualche parte, ma lo uso in maniera adatta per farlo lavorare. Quindi faccio lavorare i miei soldi. La sedicesima regola dice che i ricchi agiscono nonostante la paura, mentre i poveri si fermano a causa della paura. La differenza tra un ricco e un povero non sta nel fatto che il ricco ha meno problemi del povero, anzi ti posso garantire che ne ha 100.000 di più, ma il ricco ha il coraggio di andare avanti malgrado la paura. Durante la tua vita avrai tante sfide da superare, ma appunto sono sfide, il ricco le vede come sfide, le sfide sono qualcosa che vanno superate con coraggio, con forza, con azione. Certo, se le vediamo come problemi insormontabili perché noi ci crediamo più piccoli dei problemi, questi problemi li vedremo come delle montagne impossibili da superare e la paura ci farà stare fermi, non ci farà agire. Quindi il ricco è più grande dei problemi, ricordiamoci le regole di prima, e supera questo, va avanti, malgrado possa avere anche paura riguardo a qualcosa. Il povero si ferma a causa della paura perché appunto ah, vede le cose troppo grandi rispetto a lui. La regola numero 17 ci dice che i ricchi continuano sempre a crescere e ad imparare. I poveri invece sanno già tutto, sono già, come si suol dire, nati imparati. E questa è una cosa che dico sempre. Quando vi trovate di fronte a un'opportunità per poter aumentare il vostro patrimonio netto, non andate a chiedere consigli a chi non ha un patrimonio netto da ricco. Se avete degli amici che sono tutti dipendenti e vi arriva un'opportunità importante che potrebbe farvi guadagnare un bel po' di soldi, non andate a chiedere se è una buona opportunità a chi non ne ha mai presa una. Questa è la stessa cosa che dico a volte quando si chiedono, eh, si chiedono consigli sugli investimenti ai direttori di banca. Un direttore di banca, se fosse davvero in grado di dare consigli sugli investimenti, ne avrebbe fatti lui tanti di soldi, tanto da non dover fare il direttore di banca, che è comunque un dipendente, che prende 4 soldi di più rispetto al cassiere, ma rimane un dipendente. Quindi per il solo fatto che lavora in banca come dipendente vuol dire che non sa niente di mentalità finanziaria, perché se no non starebbe lì a lavorare da dipendente. Quindi attenzione quando accettiamo consigli da chi non ha ottenuto quello che noi vorremmo ottenere. Attenzione! Se io ho un'opportunità sotto mano e voglio, farla, voglio avere dei consigli da qualcuno, non vado certo a chiederlo al mio amico caro che fa il dipendente in una ditta di trasporti, ma lo vado a chiedere all'imprenditore riuscito, all'imprenditore che ha successo, all'imprenditore che ha tanta esperienza, all'imprenditore che magari ha preso fregature, ne ha prese di batoste e sa anche come evitarle, ha semplicemente più esperienza. Quindi se dobbiamo avere dei mentori, dobbiamo avere dei mentori che ne sanno più di noi, non dei mentori che ne sanno meno di noi. Questo è importante perché spesso, purtroppo, come abbiamo detto prima, uccelli delle stesse piume volano assieme, se attorno a noi abbiamo soltanto gente come noi e ci arriva l'opportunità di fare il salto, Quel salto lo dobbiamo fare malgrado la paura e malgrado tutti quelli attorno che continueranno di portarci indietro perché loro sono convinti con la loro mentalità finanziaria da povero che quella è la cosa più giusta. Allora prima di chiedere consigli ai vostri amici magari fategli vedere questi video e poi assieme andate a chiedere qualche consiglio a qualche imprenditore un po' più esperto. E finalmente arriviamo alla diciottesima e ultima regola che dice i ricchi hanno pensieri motivanti ed eccitanti, i poveri sono pigri. Il povero troverà sempre un modo, una, una, una motivazione, una scusa per non fare. Lo faccio domani, lo farò l'anno prossimo, lo farò quando, mi muoverò quando, mi licenzierò se Prenderò l'opportunità quando, ci penserò quando e non lo farà mai e rimarrà sempre seduto sulla sua brava poltrona confortevole. Il ricco sa benissimo qual è il segreto del successo, ovvero i soliti 40 cm, quelli che servono per alzare il culo da quella poltrona e agire, muoversi fare, creare, ma i ricchi non si fermeranno mai, se per caso si fermano per un po', come è successo a me, dopo un po' devono necessariamente rimettersi in pista, perché hanno delle, dei desideri, hanno dei sogni da realizzare, hanno la loro missione, hanno stimoli, hanno idee, vogliono creare, sono loro che creano la loro vita, sono loro che creano il cambiamento, sono loro che possono davvero fare la differenza. Potrei quasi terminare questo capitolo dicendo che il ricco si può intendere non soltanto il ricco in termini monetari, ma il ricco in termini di idee, di pensieri, di credenze e convinzioni valide per poter creare qualcosa. Più che ricco potrei dire creativo, perché il creativo, colui che crea, colui che ha un sogno, colui che ha un'idea, colui che ha un ideale, non si fermerà mai. Il povero invece lavorerà otto ore al giorno per gli ideali di qualcun altro. Ci vediamo al prossimo modulo.